Partiamo con i webinari. Allora, buongiorno a tutti. Prima voglio un attimino dirvi una cosa. Siccome intanto parto con il webinare, come adesso vado per vedere se il microfono funzionava. Allora, questa particolarità non mia scelta, ma proprio predisposizione che ho per fare un webinar, è perché quando incominciai 12-15 anni fa a fare i webinar, mi trovavo in una situazione che un po', diciamo, di agitazione nel fare i webinar, e non sapevo come impostare la mia voce o come impostare il webinar dal punto di vista, tra virgolette, professionale. Allora, ho visto ieri, o l'altro ieri, una presentazione che mi ha chiesto di dare un occhio, e ho guardato. Ragazzi, permettetemi l'esclamazione, cioè proprio il francesismo, come si dice. Ma che palle! Ma veramente, sentirmi questo, magari anche la tematica era interessante, che poi non la segui, perché a un certo punto ti cadono veramente. Sei lì che ti ascolti questo qui che dice una papparella di robe che assolutamente forse anche interessante, ma dopo 10-15 minuti ti passa la voglia, ti viene l'occhio da pesce, ti viene sonno ad ascoltare una persona del genere. Almeno a me ha dato questa impressione. Io preferisco farmi un webinar così, alla buona la prima, come viene, ma con un contenuto che abbia un risultato anche alla fine, oltre che essere di spiegazione, informativo, didattico e assolutamente impegnativo dal punto di vista, ok, sta spiegando una cosa che mi serve e una cosa che la sta facendo vedere adesso mentre sta accadendo. Questa è, allora, io uso una frase che anche tu, Sirio, buongiorno, visto che mi hai salutato, che hai sentito diverse volte da un nostro collega. Scusate, ma mi è venuto il rosso in gola. Abbiamo un po' d'acqua. Allora, questo nostro collega, forse ti ricordi adesso quando dico questa frase, dice che l'arte, o il trading fatto così, è un'arte, ok? Quindi fare trading è un'arte, giusto? Quindi quello che io ho condiviso per chi è in chat, quello che ho fatto questa settimana, e quello che ho fatto ieri, o anche l'altro ieri, cioè ieri fantastico, perché ieri ho fatto una giornata full immersion, ho fatto un'immersione totale nel trading, e ho fatto una performance assolutamente bella, tranquilla, dal mio punto di vista, senza stress, senza stare lì a guardare niente, ero concentratissimo. Se io chiedo un attimino a chi è in chat di andare a rivedere tutta la giornata di ieri, che è una cronologia. Quindi spiego anche, per chi è in chat, non rispondo ai messaggi WhatsApp, ma non perché sono egoista o un caffone, non lo voglio fare. La questione è che se io adesso incomincio a rispondere a ogni singola persona su WhatsApp, diventiamo pazzo. Seconda cosa, voi vi trovate nella vostra cronologia della chat, ma Paolo, e io, ma questo, ma Paolo, questo, e interrompete la cronologia dei messaggi, e a un certo punto perdete il filo del discorso, perché fare trading, portare avanti una... adesso vediamo se riesco a farvelo vedere, però... vediamo se riesco a farvelo vedere, dai. Ho toccato il monitor, sì, così non vediamo i nomi. Se riesco a farvelo vedere, ve lo faccio volentieri vedere, però non vorrei farvi vedere i nomi, quindi lo tengo così. Ah, così si può fare, vediamo. Sì, così non si vedono i nomi, no?
Va bene, perfetto. Allora, vi faccio vedere una cosa. Prima volta gliela faccio vedere. Questa è la mia chat WhatsApp, che non è il WhatsApp classico che vedete quando lo mettete nel PC, ma è proprio è come se avessi un tablet all'interno del PC. Quindi me l'ha fatto Alessandro, una cosa un po'. Infatti qui avrei tutte le funzioni come un tablet, no? Questa è la cronologia che dovete vedere. Se voi incominciate a scrivermi qui dentro il vostro messaggio, avete logicamente la mia e la vostra, quindi botta risposta. Questa cosa qui, che poi è tanta roba, perché logicamente durante la giornata può succedere che scriva poco, ma può succedere anche che, come questa settimana, guardate, cioè ieri, guardate, tutto ieri, questo era tutto ieri. Ma perché mentre ho un trade aperto su euro-dollaro e lo devo seguire, o mentre io chiudo un trade e ne apro un altro, eccolo qui il primo nome che è partito, andiamo veloce così non si vede, quindi tutte queste cose qui che sono in chat, non si vede, questa cosa qui sono praticamente uno storico che serve anche a voi, cioè l'analisi che potete cliccare e riandare a vedere. Se non clicco perché non so cosa si apre, mi si apre un link, questa immagine qui si apre un link e si vede. Questa cosa qui, vedere anche quando chiudo tutto, ho chiuso tutto euro dollaro flat, già so euro dollaro e flat, se no avrei scritto flat totale. Ma euro dollaro flat vuol dire, vedi, poi scrivo anche resta euro yen e tutto il resto. L'euro yen poi si è chiuso poco fa con un grande take P, fantastico. Adesso spiegherò anche il perché ho preferito chiuderlo con un po' di pips di meno di quello che magari avrebbe pagato, anche se per il momento sta pagando perfettamente quello che doveva pagare. E poi metto per i più mi piace dire difettosi, ma non è una parola bella, quindi dico i più diffidenti, un report daily, ma metto anche il report weekly, perché il report daily già, ma forse questo è un altro conto, no, lo aggiungo anche al report weekly. Poi basta guardare in alto, c'è scritto il mio nome, c'è scritto il numero del conto, quindi è sempre quello il conto. È sempre quello il conto, quindi non ne ho cinque conti. Ho tre conti discrezionali, due e uno che uso solo per il DAX, che per il momento non condivido perché sennò vi fate male, ok? L'ho già spiegato, perché ancora non tutti si sono fatti il conto del DAX e poi mi vengono a dire, ah, ma io ho aperto il DAX, ma mi sta bruciando il conto. Normale, perché c'hai la leva 1,30, non lo puoi fare. Ma siccome ancora non tutti hanno il conto DAX, ho preferito eliminare un po' la tematica e i tempi sul DAX, ok? Quindi me la trovo da solo, me la faccio, me la godo, ok? Quindi blocco di nuovo il monitor, che tolgo la chat, che è la prima volta che la faccio vedere, ok? Via. E torniamo sui nostri grafici. Allora, euro yen chiuso qui, quindi prendiamo anche un po' la performance. Preferisco così, poi se magari uno vuole andarsi a vedere un trade, presunto trade fatto 2 settimane fa, e dopo 2 settimane comincia a dire io ho aperto qui, ho chiuso lì, sarà il trader che magari volete seguire. Io preferisco far vedere quello attuale e non quello che magari potrebbe essere stato fatto, ma non si sa se è stato fatto. Io faccio vedere quello che è successo. La controprova di questo, ed è veramente non un vanto, ma è una cosa che me la godo proprio, perché alla fine dico, ok, vabbè, io sono riuscito da un certo punto a diventare un trader professionale, professionista, anche profittevole, perché non tutti i trader professionisti sono profittevoli, ma oltre che faccio vedere, e non solo che faccio vedere una cosa che potrebbe essere ipotetica, perché potrebbe essere un conto demo, lo faccio vedere in chat e lo dico prima che succede. Quindi alla fine c'è la prova del 9. Bene, questo è l'euro yen che si è chiuso stamattina, una decina di minuti fa, un quarto d'ora fa. Ok, queste sono le performance. Questa è la settimana, questa settimana. Quindi, già che ci siamo, la settimana era questa. Si vede tutto. Poi andiamo a vedere personalizzato. Prendiamo, si è messo qui. Ok, mettiamo oggi. Oggi ancora io non ho fatto su niente. Queste sono le operazioni che mi sono tenuto. 1,36600, 1,36,65 sarebbe stato il target più o meno da avere. Infatti, vedete che è arrivato poco poco più in alto sul pivot. Target era il pivot. Ma dopo 3 giorni che me le porto appresso e guadagnando questo, ho preferito chiudere questo. Ma Paolo, ancora,
Quanto, ma con quante sai, con c'hai un capitale da 50.000 euro allora per fare queste operazioni? C'hai minimo un conto da 20.000 il tuo? Questi sono i commenti che mi arrivano su Skype. Ma eh sì, ma minimo 20K sul conto. Ragazzi, ve l'ho già detto, e quindi ve lo faccio vedere, però attenzione, io vi faccio vedere una cosa che mantengo sempre un po' così e così. Però vi dico anche una cosa, quando io metto un capitale, che siano anche 1.000 euro, miseri 1.000 euro, per dire 1.000 euro alla fine non sono niente, perché se ne vanno in un battitocchi, però ho un conto, logicamente, d'appoggio dove dico, ok, è andata male, ci butto dentro 5K e gestisco, ok? Io lo posso fare, perché dopo tanti anni di trading, se non lo posso fare io, era meglio che stavo dall'altra parte del monitor e non di qua a spiegarvelo. Quindi, alla fine io prendo per diciamo un po' orientarmi anche alle vostre esigenze un conto piccolino e ogni settimana da questo conto qui io tiro, ritiro, riprendo, faccio 1.000, 2.000, 3.000, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e lo riporto sempre ad una cifra bassa. Cosa vuol dire? Che se io ho un conto da 1.000 euro e dopo una settimana è a 4.000, 5.000, io ritiro, me lo riporto a 1.500, 2.000, cosa faccio? Dopo fine settimana di nuovo a 5.000, 6.000, 3.000 e di nuovo ritiro 500, 1.000 euro e così via. Lo tengo sempre in un regime basso. Però alla fine quello che rimane nel conto è il mio stop loss. Io posso anche decidere di far andare a zero un conto da 1.000, perché questi 1.000 euro sono lo stop loss dopo averne già guadagnati 9, 10, 15, 20. Ok? Quindi quant'è il conto, Paolo? Ve l'ho detto prima in chat, lo faccio vedere. Ci sono. Questo è il conto. Quindi se facciamo il conto, che il conto adesso è 5.422 euro con, aspetta che sennò poi, ma qui non ci sono commenti da attivare, ok? Ah, non si vede tutta, non si vede tutta, perché non si vede tutta? Ecco qui. Allora, adesso il conto è 5.200 euro. Vuol dire che se io nella mia performance settimanale ho fatto 3.420, 3.245 euro, quindi diciamo 3.200, 3.200 era 2.000 qualcosa, ok? Quindi questo conto qui è un conticino, perché mi è venuto la spingola? È un conticino se lo vogliamo dire, non è un conto grandissimo. Poi alla fine, ma Paolo, le operazioni forse ce le ha lasciate correre, ce ne ha ancora aperte, ne ha altre. Poi fa un'operazione come ieri, una per 4. La per 4, così ve la spiego anche. Se voi avete aperto un 0,10, la per 4 per voi è un 0,40. Non è un'operazione che dovete moltiplicare la vostra size, non la mia. Io ieri la per 4, se questa è una 0,50. Una, poiché io ne abbia fatto due, sono affari miei, però io ne ho condivise poi due, però ho fatto una per quattro, vuol dire una per quattro, non due per quattro, quindi non una per quattro moltiplicando la somma di questi 0,50, quindi un lotto e fare quattro lotti, ho fatto una per quattro. Qual è questa? Era un due lotti. Quando l'ho detto, 17,03. Adesso non mi riprendo la chat, però chi è in chat va a vedere quando è che l'ha detto Paolo alle 16:03, ok? Quindi se anzi, faccio proprio, vediamo se riusciamo a farvela vedere. Va bene, non perdo tempo. Alle 16:03 ho condiviso una per 4, ok? La per 4, grazie Stefano, ma comunque non ho bisogno, cioè è bello avere le conferme che avete voi. Io non ho bisogno di conferma, io so quello che faccio. Però chi magari è in chat dice, cavolo, ma è veramente quella delle 16:03 era la per 4 e l'ha chiusa subito dopo. Non posso stare tutto il giorno al PC, siccome il problema di WhatsApp non è più sul telefono, perché non lo posso più avere, e ogni volta dovrei staccare questo numero e metterlo sul telefono per perdere la cronologia e comunque avere dei problemi ogni volta a riattaccarlo e rimetterlo. Quindi non lo posso fare. Quindi anche buono questo, è come se fosse un sabato e domenica per me dove non faccio trading. Quindi quando io esco di casa e me ne vado per gli affari miei con la moto, in macchina, a mangiare la pizza o che ne so io, non ho l'obbligo o il compito di aggiornare la chat. Quindi se io faccio una per 4 alle 16:03 17:03 del broker, poi è gestione singola. Se questa operazione qui che io ho chiuso con 191 euro, togli lo spread, togli
la commissione e tutto il resto, mi sono pagato il pranzo, la cena, quello che è. Però quello che io ho chiuso non lo posso condividere perché quell'orario lì non sono più a PC, dovrei fare 24-24 a PC. Cioè se io le chiudo alle 4 di notte, logicamente magari non sono neanche il computer. Quindi è un attimino un po' anche l'abilità di chi mi ascolta in chat di dire ok Paolo adesso non c'è più, addirittura a volte lo dico, o quasi sempre dico bene ragazzi a domani, ciao ciao, cosa vuol dire domani, ciao ciao, non c'è più. Quindi se non ci sono più l'operazione da per quattro, chiaro che non la dovete lasciare correre. Siate bravi, come ho scritto anche l'altro ieri o la settimana scorsa, non mi ricordo più, ho scritto non fate i supereroi, cercate di fare cassa. Non fare i supereroi è inteso come dire ragazzi, prendete quello che il mercato vi dà, perché se io qui lascio correre tutto avrei bruciato il conto. Quindi a volte questa chiusa, ne faccio un'altra, la riapro, la chiudo. Ma somma sommaro, questa performance qui è arte nel fare il trading. Ok, lo dico io, ma proprio perché ormai dopo tanti anni mi sono convinto che forse anche sono bravo. Ok, allora ci rimane l'euro-dollaro, che l'euro-dollaro, visto che abbiamo fatto la per due ieri, un attimo mi abbasso questo, adesso lasciamo stare, un attimo c'è questo mio figlio che è quest'ora qui sempre. Dove abbiamo finito qua? Allora, tanto io me la godo perché vedete l'euro yen come è arrivato, ma finiamo questo discorso dell'euro dollaro, cioè per di passare all'euro dollaro passiamo all'euro yen. Ok, tanto questo già Fibonacci non ci sarebbe più, lo cominciamo a cancellare. Ok, target entrati qui, stop loss in questa zona per chi l'ha fatto. Io nei momenti di volatilità non lo uso lo stop loss, quindi alla fine avete visto una, due, alla fine guadagnati. Molti pippini. Ok, però l'euro yen non era un'analisi di questo genere, l'analisi deriva da un'analisi semplice di analisi tecnica fatta sul daily. Ok, quindi visto che qui avevo una zona di pullback, non è arrivata, qui ho la zona di resistenza che è questa, il prezzo è arrivato vicino alla resistenza, non c'è arrivato, ha incominciato la sua pin bar. Dalla pin bar io ho caricato i miei trade per arrivare nella zona di trend line irregolare di cui ho formato dei canali rialzisti con un take profit a livello di pivot 3802. Quindi non è che abbia inventato né l'acqua calda né niente, è una cosa talmente lineare e semplice che è ripetibile al 100%. Ok? 1,3677, take profit 1,36600, mio trend è poco basso, poco più basso, probabilmente pagherà anche di più, ma chi se ne frega, mi interessa aver fatto cassa. Quindi chiuso l'euro yen non lo guardiamo più, non ci interessa per il momento, poi durante la giornata, durante la settimana si può rivalutare, però andiamo a vedere l'euro dollaro. Allora, l'euro dollaro che tra un pochettino paga. Ieri, allora, spieghiamo un po' l'operatività a filologico. Perché ieri mentre colava giù di profondo rosso, io mi sono messo long con una per quattro. Allora, l'aumento di volatilità è un'occasione per guadagnare e anche un'occasione per perdere. Questo è un dato di fatto, giusto? Però, quando sei 20 anni che fai trading, l'occasione per perdere incomincia a scemare, a diventare sempre più offuscata. Sei, diciamo, per effetto di causa, un trader profittevole. L'effetto di causa è che più trades fai e più hai ragione. Cioè, nel senso che tutti i trade che fai, a un certo punto, trovi un equilibrio che ne sbagli poche. A volte, come ho scritto prima a Raffaele, faccio il 100% di operatività. Volevo dire, su 100% tutte le operazioni mi vanno bene. Magari una mi scappa, ma posso fare il recupero. Ma ieri, per esempio, ieri sera avrei avuto anche, non una volta, ma veramente decine, se non addirittura 20
forse anche 50 volte, anche oggi stamattina, avrei avuto la possibilità di chiudere tutto l'operato, anche le due di euro-dollaro che sono adesso almeno 120 euro, a chiudere in positivo. Immaginate che l'operatività che ho fatto, perché non ci sei? Dove sei? Allora, l'operatività che a volte dice: ok, adesso io mi trovo con un'unità, la somma positiva del conto, potrei mettere il flat. Ti faccio le mie congratulazioni, Giuseppe, che mi hai scritto ieri sera, non so che ora, ti ho visto stamattina o stanotte, a un certo punto ho visto che mi hai scritto: sono flat, vado a dormire tranquillo, buonanotte. Benissimo. Quando hai un conticino piccolo, e prima cosa, quando tu sei un trader giovane, vuol dire un trader che non ha esperienza, o comunque un trader che deve far ingrassare il conto, un trader che deve recuperare le sue perdite, o un trader che deve farsi le ossa, un trader che deve leccarsi le ferite di tutti i conti bruciati, allora cosa fai? Chiudi perché intanto hai fatto cassa, ingrassa il conto e automaticamente la tua autostima del conto e la tua autostima personale, perché il conto è ingrassato e hai più forza dal punto di vista sicurezza del conto, c'è più capitale, quindi automaticamente hai fatto una cosa buona di chiudere. Io magari non le ho chiuse l'euro dollaro e non ho chiuso neanche l'euro yen, ma io ho 22 anni di esperienza e di qualcosina di mio di sentire mi diceva l'euro yen paga di più e quindi l'ho tenuto fino alla fine. Ma ti dico la verità, ho pensato due o tre volte ieri a chiudere tutto e mettermi flat, perché un po', diciamo, rimane sempre quella cosa che, permettetemi oggi le parolacce, uno si caga addosso. Scusatemi, veramente, io uso un po' la tematica, le parole per rendere l'idea. Anche se io ho un conto o ho altri conti o altri capitali, preferisco a volte dire: sai, sono 400 al posto di fare 500, mi chiudo, buonanotte, domani ci si ripensa. Ok? Oppure magari sono a cena con degli amici ed è giovedì, sai, domani magari non voglio neanche fare trading, sono a più 500, chiudo tutto. Quindi l'esperienza mi ha portato a dire: meglio fare questo che star lì a il target preciso. Invece ieri mi sono trovato in una condizione di dire: sai cosa, è andato tutto bene, l'euro yen ha una bella analisi, secondo me paga bene ed è arrivato dove doveva arrivare. Ok, finita. Quindi euro dollaro ieri 16.03, eravamo qui, vedete, candela delle 16 17, quindi candela 17 alle 16.03 eravamo qui, ok, più o meno dove, no scusate, eravamo 16.03, dobbiamo andare a posizionarla sul minuto e poi ci vediamo anche il trade in tempo reale perché è la stessa cosa, ma si è bloccato. A vedere un attimino come poi ho concluso la mia. Ok, allora eccola qui. Allora, il trade era delle 16.03, abbiamo detto, no? Questa è la candela delle 17, quindi 16, 1 minuto, 2 minuti, 3, 16.03, qui. 1, 2, 3. Esattamente qui, su questa candela qui. Però me la ricordo pure perché è andata anche quasi subito a in guadagno, però l'ho tenuta perché mi ha dato l'esperienza, anche la possibilità di tenerle un attimino. Allora, questa qui. Allora, 15.03 era questa. Sì. Allora io ho aperto qui una per due, giusto? L'ho lasciata correre, poi l'ho chiusa, adesso non mi ricordo più, ma l'ho chiusa bene, più o meno l'ho chiusa, ah sì, lo so, l'ho chiusa dal telefono guardando, perché l'ho chiusa, non l'ho chiusa a caso, l'ho chiusa guardando l'H1 su questa zona qui di pullback. Allora io l'ho chiusa praticamente qui, più o meno. 1,050, 0,150, 0,1,0150, ok? Andiamo a vedere se dice la verità Paolo. Cioè, nulla è lasciato al caso, eh? Questa era la per 2 delle 16.03,
10152, 191 euro. Quindi 0152, il motivo perché condivido questa cosa è perché l'hai chiusa, Paolo? Qui il prezzo era sceso, stava risalendo, non ha toccato il pivot, l'ha sfiorato. Onde evitare che poi mi facciano la candela e magari rimane così laterale per tutta la notte, oppure magari di notte poi scende o sale. Io ho preferito nella zona di pullback intraday di questo minimo qui alla risalita chiuderle, ma avrebbe pagato di più. Se ne frega. Quando l'ho chiuso io non ho più guardato, adesso vedo adesso che magari adesso sarebbe ancora in attivo, sarebbe a guadagnare 6, 7, 800, 900 euro. Ma io l'ho chiusa qui. Il motivo di chiusura era la zona di pullback. Allora, torniamo però noi al trade fatto su questa zona ribassista. Per fare questo ritorno, quando ricordiamoci il movimento che ha fatto così, lo metto di nuovo sui 5 minuti e passiamo ai cicli. Quindi spiegazione di una operazione, ok? Ritorniamo ai cicli. Chissà perché mi è venuto questo rospo in gola. Allora, si è caricato, sta caricando. Bene, 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 dai, 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 dai. Che si fa? Allora, questa poi la andiamo a vedere, l'audio SD. Oggi in chat mi sono sbagliato perché stavo guardando un grafico di Euro AUD e ho scritto audio SD pensando di guardare Euro AUD, ma guarda, non importa. Ok, il minuto. Ieri. Notte, ieri qui 17. Non faccio le cose a caso. Cioè, se io faccio le cose a caso, faccio un passo indietro nel tempo di 15 anni fa, o di 17, 18 anni fa, dove facevo le cose a caso. Ogni tanto mi andava bene, ogni tanto bruciavo un conto. Ok, quindi nulla al caso. 17, 17.03, quindi 16.03. Era questa candela qui, ok? Io quando ho fatto questo long in questa zona qui l'ho fatto per motivi ciclici. Oh, bravo Paolo. Adesso perché sono così pacato e non sto a guardare dove poter entrare di nuovo? Perché ho fatto una performance che probabilmente un muratore deve lavorare tutto il mese sotto il sole e sporcarsi. E dopo arrivare a 50 anni tutto distrutto, ossa distrutte, pelle distrutte, distrutto il corpo, e io ho fatto una performance in una settimana con uno stipendio da capogiro, perché sono 3.000 e passa euro, ok? Su un conto solo senza farvi vedere l'altro, ok? Quindi non è un vanto, dico, è una cosa che, insomma, oggi magari sto un po' più tranquillo, adesso in primo momento, non, visto che era tutto già un'espansione. Devo anche aspettare perché le espansioni magari per il momento sono finite, ci hanno portato a target, abbiamo guadagnato, è inutile stare lì a ricercare di nuovo. Ieri ho fatto operatività fuori immersion, io penso che ieri ho dato una dimostrazione di quello che si può fare nel trading se si conoscono veramente tutti i metodi. E io aggiungo al metodo, aggiungo il mio sentiment, al mio trading basato sui metodi che uso e che cerco di trasmettere, che sono 100% ripetibili. Aggiungo anche le correlazioni che, bene o male, io penso che qualcosina sono riuscito anche a trasmetterlo in chat adesso. Ok, quindi se guardo euro AUD, guardo anche euro dollaro, guardo audio SD, insomma un po' di cosettine come euro yen che sale perché il dollaro yen sale. Quindi, se sale il dollaro yen, normalmente dovrebbe scendere l'euro dollaro. Quando vedo le correlazioni che si sfasano, tipo il dollaro yen che incomincia a salire o scendere mentre l'euro yen comincia a salire, e c'è qualcosa che non va. Normalmente si muovono assieme, ma se il dollaro yen scende e l'euro yen sale, allora l'euro dollaro è da comprare. C'è una questione di logica nel brevissimo termine, per poi possono cambiare, ma io nel brevissimo termine con una 0 o con una per 4 porto a casa 200-300 euro, poi la chiudo per motivi sensati o non sensati, sensati dal punto di vista pullback come l'ho chiusa, non sensati perché è comunque in guadagno di 200-300 euro, quindi meglio prendere e domani ci ripensiamo. Quindi il non sensato è magari riposto alla condizione che sta guadagnando tanti soldini. Ok,
Bene, però perché hai aperto qui Paolo? Allora, torniamo un passo indietro. Noi eravamo qui, minimo di Gauss, abbiamo fatto dei trade bellissimi ieri, compressione, abbiamo fatto tutta questa salita fino al pivot. Cioè, questa è veramente, di nuovo ripeto, è arte di fare trading, come ci dice il nostro collega, vero Sirio? Perché bisogna riconoscerlo, non per il mio vanto, che intanto del vanto non mi compro niente, ma bisogna dire che questa cosa qui ieri l'abbiamo fatta tutta. Abbiamo avuto anche le trend line regolari, ho messo di tutto e di più, no? Bene, a un certo punto però arriva qui, arriva la catastrofe che uno, due trade aperti sul micro supporto, il micro supporto che l'abbiamo usato talmente tante volte ieri per fare trading, anche qui per fare diversi trade tutti long, a un certo punto qui viene la bastonata, qui il prezzo comincia a scendere con motivi macroeconomia delle ore 16 che ha portato a questa candela qui che scendeva. Va bene, allora io ho voluto provare una per quattro che poi in serata me la sono chiusa. Ma perché apri in questa zona qui se tutto sta cominciando a scendere? Ok? Allora, noi abbiamo una particolarità, a parte che ho condiviso un po' una cosa carina che anche Sirio, anzi, Sirio l'ha vista forse anche prima di me, o meglio, l'ha considerata prima di me. Io so perché ho fatto fare dell'indicatore e quindi so che non c'è. Però se noi andiamo a prendere un oscillatore tipo modello stocastico, il modello stocastico non ha il fine corsa, comincia a, se il grafico scende, l'indicatore, allora faccio un esempio, magari se riesco a farlo, se abbiamo un grafico che fa questo movimento qui, no? L'oscillatore avrebbe fatto sicuramente questa parte qui, così, no? Però mentre il grafico continua a scendere, l'oscillatore rimane così basso, cioè non trova più la forza di risalire. Mentre noi guardiamo le campane gaussiane, per esempio questa qui che stava scendendo è scesa, sì, ma qui poi comincia a salire perché c'è un fattore di tempo dentro. Quindi si muove sì con il grafico, ma anche con il tempo. Quindi quando arriva a fine corsa c'è un'efficienza voluta o non voluta, vi dico la verità, non è stata voluta, ma dal punto di vista che è voluta, perché alla fine il risultato è stato questo: quando l'indicatore arriva a fine corsa, c'è sempre questa particolarità dei trades che si possono fare veloci, tipo questo. Fine corsa, lock. Ok? Quindi fantastica, grazie. Va bene, ciao Sirio. Poi ci aggiorniamo, vediamo a che punto poi sarà anche Alessandro con il robot. Allora, tue inefficienze, ok? Quindi in questo caso qui io mi trovavo in questa zona qui con questa discesa e l'indicatore della campana gaussiana aveva ormai il tempo era talmente tirato, qui ha provato a salire, condizione di causa perché si trova con un grafico che scende, quindi automaticamente ha secondato il grafico tenendosi basso, ma il fattore tempo prima o poi deve farlo risalire. Infatti, in questa zona qui ho detto che okay, al limite al pivot deve rimbalzare. È quello che ha fatto. Ma se lo dico è perché lo penso, è perché se lo penso è anche perché nel mio subconscio ne ho viste talmente tante volte queste cose. Quindi alla fine era un dato di fatto che sapevo, diciamo, tra virgolette, che doveva risalire. Quindi campana gaussiana che ripartiva qui. Vedete, il minimo di questa zona qui. È di nuovo, io ho incominciato qui a segnare in questo canale, ma non è un canale fatto a caso, è un canale di compressione. Quindi il canale di compressione poi non l'ho più aggiornato perché me ne sono andato fuori, c'era un caldo tropicale dove io vivo, non, di solitamente non c'è tutto questo caldo, invece ieri ha fatto un caldo tropicale, addirittura che non sono neanche uscito in moto perché alla fine c'era talmente caldo che non ho voluto mettermi il casco, quindi allora sono andato a farmi un altro giro. Ok? Quindi la compressione che era questa si è prolungata, torniamo indietro, compressione che era questa. Quindi io i metodi li trasmetto, li uso perché li trasmetto, non ho un metodo o un corso che io vendo a 1500 euro e poi chi l'ha comprato si arrangia e va così. È una cosa che io uso e continuo a trasmettere. Chi è in chat che paga, sì, chiaro, paga 100 euro al mese. Ma se fai un decimo della mia performance di questa settimana, ti sei pagato 3 mesi. Un decimo. Anche se io continuo a dire che la chat didattica non è una chat di segnali. Certo, non è segnali, ma se tu sei davanti al computer e
stai con me, stai guardando anche tu le analisi, e nel tuo grafico fai le analisi, non stai lì a guardare le candele aspettando che Paolo ti dica di aprire long, allora ha un senso pagare così 100 euro. Se invece stai lì ad aspettare che Paolo ti dà il segnale per aprire e fare il trade, sono affari tuoi, lo puoi fare, però non ha senso, secondo me, meglio che prendi e fai qualcos'altro, ok? Non è un invito a pagare. Siccome io me lo posso permettere dal punto di vista finanziario di dire lo faccio e non lo faccio, non sono costretto a vendere corsi, quindi alla fine non mi interessa proprio chi c'è e chi non c'è in chat. Chiaro che la chat è molto affollata perché tanti usano la chat come segnali. Va bene, io più di dirlo che secondo me non ha senso, secondo me ha senso che devi anche imparare. Quindi quando tu eri davanti al computer e vedevi questa compressione, dovevi nel tuo grafico incominciare a segnare quello che vedevi nelle mie immagini e cercare di capire il perché. Quindi uno, poi ieri ho aggiornato veramente in tempo reale tutti i grafici, quindi uno, due, tre, quattro smezzato, uno e tornava giù, micro supporto, rottura, qui incominciava a diventare qualcosa di irregolare, infatti i minimi sono i minimi delle inefficienze tradate, poi alla fine cosa succede? Tutto questo è tutto grafico che io non calcolo più. E da qui in poi incomincio a dire, ok, bene, adesso siamo troppo bassi, incomincia la compressione, che è questa. Compressione che ieri poi ho smesso di segnarla, me la sono segnata di nuovo adesso, e da qui dove finisce la compressione, quindi, devo prendere fiato, quindi qui, questa è la compressione, più o meno, adesso vado ad occhio, va bene così, a un certo punto dove avviene questo breakout, io so che il prezzo va sopra la 48, dato di fatto che sopra la 48 è la partenza di una distribuzione, vado sul minimo assoluto che è questo, da qui mi parte il ciclo 1. Quindi non ho fatto altro di ricominciare, o posso fare anche col senno di poi, anche per allenamento, per chi è in chat, allenarsi nei cicli, andare a vedere questo. Ciclo 1, non guardo neanche il conteggio delle candele. Linea bianca, ciclo 1, prezzo che va sopra la 12, sotto la 12, ciclo 1. Ciclo 2, tanto vado così, poi vado a vedere, qui c'è qualcosa che non va. Però intanto guardate, frattalità del ciclo 1, 44, vado qui, ah, ma è 63, puzza, puzza, questa che non è bella, puzza. Allora vado a vedere M ciclica, l'indicatore per eccellenza, me l'ha già detto. 1, 2, 3. 4, pattern 4S, ok? Quindi da qui comunque prettamente long, anche però guardiamo la campana gaussiana è già troppo alta, non si faceva più long, però frattalità ciclica 44, 45, 50. Ci sta, siamo su un grafico al minuto, però vado a vedere anche qui non è giusto, Paolo. Ah, ma era questo. Vedete qui questo minimo qui è il minimo precedente, come sulle campane gaussiane, sempre il minimo dell'indicatore arriva un po' in ritardo. In questo caso sono contento che arrivi in ritardo. Vado a vedere di nuovo la discrepanza di frattalità. Vado a vedere, sono di nuovo 44-45 e qui sono a 40-39. Va anche bene. Poi posso anche metterci qualcosina di mi dico, ok, questa qui è così. Vado a vedere, questa magari qui era una Y, quindi ci sta anche. Ma non mi interessa perché sono candela a un minuto. Quindi 1, 2, se era 1 la segnavo. Qui incomincia a scendere dopo il 2, quindi anche qui trend line ciclica, che poi andiamo a vedere sull'H1 adesso, la mettevo qui. Io sapevo che da qui, da questa zona qui, scendeva. La trend line ciclica, cambio colore anche per perdere tempo, ma più che altro perché è un'abitudine che dovete prendere anche voi, sempre tutto uguale. Non incasinatevi con i colori. La trend line ciclica è celeste tratteggiata. Se la volete mettere di un colore giallo o che ne so, giallo canarino, sono affari vostri. Però ricordate che quando mi condividete un'immagine, mi chiedete: ma Paolo, cosa ne pensi di questa immagine? Io la scarto perché purtroppo devo star lì a capire quale colore avete usato per quale trend line. Quindi non state parlando la mia stessa lingua, è come se state parlando un'altra lingua che io non conosco. Quindi se dovete mandarmi un'immagine, purtroppo riconoscetemi di usare gli stessi colori per pragmaticità di condividere una cosa che io subito al primo occhio dico: ah, questa è la trend line ciclica. Se questa è giallo, giallo canarino, che sarà? Io il giallo lo uso soltanto per gli open price
le partenze di ciclo che sono anche open price e per le zone di pullback. Ok? Quindi sono quelle caratteristiche, ma le zone di pullback le potremmo anche usare di un altro colore, ma preferisco il giallo perché ormai da anni che faccio così. Quindi da qui in poi io sapevo che doveva scendere, infatti è sceso. Ok? Questa cosa non l'abbiamo più fatta perché alla fine ieri sera a quest'ora qui non si fa più niente, l'orario poi non è più consono per le analisi e così via, e così riparte. Però solo per farvi capire che il trade fatto qui c'era un motivo che si poteva scendere ancora, ma benché voglia poteva risalire. Che cosa ho ancora tralasciato su questa cosa? Io l'ho scritto ieri in chat, ho scritto qualcosina, sono sicuro di averlo scritto. Che la spiegazione dell'upper 4 era in chat anche un po' motivata da un fattore. Qual è il fattore, Stefano? Vediamo se te lo ricordi. Qual è il fattore, Peppe? Cioè, siete tantissimi in chat. Cioè. Cinzia, qual è il fattore? Peppe? Raffaele? Dai, Stefano, dimmelo tu. Qual era il fattore che io ho anche visto o guardato per fare prima il per 4? Dai, ve lo dico io senza perdere tempo. La candela di ieri daily, io considero tutto. Puoi scrivere anche qui in chat sul portale di GoToMeeting del webinar. Candela lunga, bravo. Ok, la candela lunga daily, più che altro non era la candela lunga daily, che è la candela daily, tu intendi la candela lunga della candela H1, sì, ma questo è più che altro per il metodo fascia e non per il metodo ciclico. In questo caso io ho guardato il range operativo della candela daily, che era questa, che aveva raggiunto i 90 pips. Ok? L'ho anche scritto ieri. Quindi 90 pips di range euro-dollaro dagli 80 ai 100. Se siamo a fine corsa, fine giornata, allora posso anche prendermi il trade contrario perché vado a cercare la spike che poi alla fine l'ha fatta, è tutta questa spike che vedete qui, sono 40 pips, io ne ho presi forse una piccola parte, ho preso 10 pips, perché un due lotti prende 190 euro, sono meno di 10 pips. Ok? Va bene, però, come ripeto, esclamazione, me la sono fatta addosso, quindi meglio che chiudo e così sono a posto. Ok? Il non farsela addosso deve essere una cosa positiva dal punto di vista, ok, l'ho fatta, adesso la chiudo e mi porto a casa questi 200 euro. Ok? Quanto fammi leggere. Allora, c'è il ragionamento che statisticamente lo hai detto, c'è una variazione di 90-100 pips daily, cioè non è che l'ho detto io, è un dato di fatto. Se tu vai a vedere tutte le candele daily dell'euro-dollaro, vedi, questo qui ne ha fatti per esempio 200, ci sarà stato un motivo. Ok? Però solitamente la media delle candele, prendiamo questa che è un po' più lunga, sarà 150, anche 200, a parte le espansioni larghe, queste qui, vedi, ne ho 120, 98, 53, 64. Se tu fai la media di tutte le candele, ti prendi 20 giorni, 20, 30 giorni, calcoli tutte le candele, le sommi, poi le dividi per i giorni che hai fatto, tu prendi da qui a qui, sono 36 giorni. Fai la somma di tutte le candele, la dividi per 36 e ti trovi il range medio. Il range medio solitamente è adesso dagli 80 ai 100 pips, però può variare logicamente anche fino a 120 di media. Però ci sono delle giornate o dei periodi dove la restrizione del range, quando c'è meno volatilità, si ferma anche a 40 pips, perché se c'è meno volatilità ci sono meno contrattazioni e il grafico è più compresso, okay? Più contratto nella sua dimensione di candela. Ok? Quindi ho guardato anche questo. Oltre a guardare questo, un'altra particolarità dei trades, io ho guardato un po' anche dove sono sul daily, ok? Perché se io arrivavo qui sotto e incominciavo a scendere bene, andavo di nuovo sui minimi assoluti, ok? Quindi ho cercato di capire se il rilancio di questa situazione era finito o no. Quindi, meno male, ieri mi è andata bene di sentiment usare questa cosa. Cicli. Vogliamo finire l'euro-dollaro e poi andiamo sull'audio SD, che è anche carino. Vedete, questa cosa qui, una particolarità di oggi, che tendo a forse non fare più trading o comunque non fare euro-dollaro, è che comunque sul grafico H4 ciclicamente dovremmo essere ribassisti. Ok?
Qui manca una cosa. Allora, facciamo così, prendiamo dal minimo di partenza del ciclo 1 al minimo del ciclo 2. Ok? Quindi io ho la trend line ciclica, per questo sempre gli stessi colori. Siamo qui nel ciclo 3, scende, il ciclo 3 è diventato abbastanza debole, incomincia a scendere da qui. Sale per il ciclo 4, che sarebbe questo, ok? Va sopra la media 12 che lo fa adesso, quindi volendo potrei anche capire che forse il ciclo 4 è questo. Ok? Lo lascio comunque qui. Perché? E incomincia, dovrebbe arrivare a continuare la fase ribassista. Quindi a questo punto si lascio in questo grafico qui il Fibonacci così, ma vado a vedere, poi guardate il Fibonacci dove è arrivato ieri sul 50%, quindi anche questo è un motivo di comprare. Okay. Nella candela daily di ieri il grafico aveva fatto 90 pips, 84, è arrivato sul pivot, quindi da qui ritracciamento è quello che ha fatto, è quello che sta continuando a fare. Se io ritorno sull'H1, prima cosa, Fibonacci, adesso lo rimettiamo al suo posto, sull'espansione ultima che è questa, ok? Quindi ingrandisco il grafico, mi interessa l'ultimo pezzettino. Dall'espansione che ha avuto ultima ribassista, che è la candela di ieri, guarda caso, infatti se torniamo su H4 dovrei prendere questa qui, invece su H4 preferisco tutto l'andamento. Ok? Vado a vedere, qui il prezzo si è fermato dove oggi è sceso su un livello del 61,8, è tornato sempre al 38,2, io non faccio trade, ho ancora quei trade lì aperti, se in caso incomincia a salire va bene. Siamo nel ciclo 1. Allora io ieri ho detto, ho fatto una prova per capire dove eravamo. Se questo qui finisce qui e diventa un ciclone ribassista, ok, dovrebbe incominciare a fare ribassista. Mi sta facendo una formazione Condor. Zac, zac, zac. Quindi per ritornare qui sotto deve farmi questa strada qui. Vedo che qui l'indicatore ha fatto una cosa del genere. Allora c'è una particolarità di lettura, che è quella che assolutamente non ci sono. Non c'è niente di mistico in questo, in questa cosa qui. Guardate, faccio finire qui il ciclo 4, 17, non può finire qui. Ok, allora torniamo un attimino, guardiamo un po' com'è l'1 e 2, l'1 26, il 2 ne ha 24, il 3 diventa un po' strettino ma ne fa 20, ok? E qui ho un ciclo 4 che finisce così con 16, non è tanto bello. Allora, prima cosa faccio così. Non mi interessa quello che è successo, da questo minimo qui, visto che continua la discesa e io devo avere il minimo assoluto come minimo di Gauss, questo non era il minimo di Gauss, anche se ieri l'abbiamo utilizzato come minimo di Gauss e ci è andata bene, chiaro, perché è un motivo di fare trading, li devi avere. Se hai un motivo causa-effetto che solitamente si propaga in diventare positivo per motivo di statistica ripetitiva, quindi alla fine va benissimo usarlo, anche se poi col senno di poi era sbagliato. Ok? Questa è la particolarità del mio trading, che anche se poi l'analisi che avevo fatto nel momento che l'ho fatto la vedevo giusta e ho fatto trading e ho guadagnato, col senno di poi era l'analisi sbagliata e lo faccio oggi di nuovo. Ok? Questa è la particolarità degli aggiornamenti ciclici che mi rendono profittevole. Allora, ciclo 1, quindi minimo di Gauss, campana gaussiana che sta scendendo. Se questo è il minimo di Gauss, che è quello precedente, questo è di nuovo il ciclo 1. Quindi, se questo è il ciclo 1, che è il minimo di ieri, vado su H4, che sarebbe questo minimo qui, vuol dire che ho sbagliato, questo era il ciclo 3. Capite come si fanno? Quindi vuol dire che questa candela che sta partendo adesso e sta tornando sopra la media 12 periodi è il ciclo 4, a meno che non, il metodo non sia ferreo, capite che la campana gaussiana è riposta alla chiusura, quindi non mi posso aspettare un nuovo massimo, mi posso aspettare magari che riparta e torna su. Quindi la particolarità di vedere adesso un altro Fibonacci sarebbe questo, questa situazione qui. Quindi, oltre a fare il Fibonacci, mettere il Fibonacci su H1, vado qui, lo so che è tanta roba, me lo metto sul massimo assoluto, lo metto sul minimo di questo e ho questa particolarità qui che è arrivato al 38,2. Quindi, a un certo punto io posso decidere oggi di vendere. No, Adriano, adesso te lo dico. L'ho detto anche ieri, qualcuno l'ho spiegato in chat o qualcuno me l'aveva chiesta comunque. Allora, te lo dico subito. In questa zona qui dove c'è il 50%, Stefano, io lo so che ti piacciono le mie spiegazioni,
ma non perché sono io magari forse anche simpatico, forse anche antipatico. Le mie spiegazioni hanno una logica sotto. Se io voglio dirti che uno più uno fa 5, tu non mi crederesti. Ed è un dato di fatto perché alla fine sarei io non capace a fare un'addizione di 1 più 1. Ma se la mia spiegazione ha un senso, che il filo logico poi ritorna e più che altro anche faccio quello che faccio, lo ritrasmetto con il trading, è una cosa, una particolarità che un relatore che fa un webinar e ti fa una lagna come quello che mi sono ascoltato e poi l'ho staccato. Perché anche magari la tematica è anche carina, però alla fine mi hai fatto vedere una cosa che l'hanno spiegata in un libro e tu ti sei inventato di spiegarla così, no? Insomma, a un certo punto io quello che faccio anche è, oltre a spiegarlo, faccio anche trading, quindi è quello che mi porta. Alla fine, però ritorniamo a noi, qui siamo 38 e 2, se io immagino che magari dovrei arrivare al 50%, ok? Quindi devo calcolare che il 50% di espansione, prima cosa l'espansione di oggi, quindi il minimo di oggi. Allora, andiamo a vedere il livello, prima cosa, cioè il 50% è sul pivot, questo pivot qui, 1,020. Quindi il minimo di oggi è questo. Se devo arrivare a 1,020, che sarebbe questo pivot, ho un range di 85 pips. Suona o non suona la possibilità di poter vendere dopo 80 pips? Perché se io ho raggiunto con una candela daily le 80 pips, ho una probabilità più grande di potermi fare lo short dal massimo assoluto della candela daily. Quindi ritorna di nuovo il discorso di ieri del long. In questo caso al contrario dello short. Adesso non è una regola che io lo faccio sempre, perché magari stasera o tra 2 ore dove arrivo lì lo posso fare perché il 4 siamo ribassisti. Ma magari se arrivo alle 17 e ho una performance comunque da capogiro, magari non faccio neanche più lo short e mi aspetto per l'euro dollaro, non faccio più niente fino a quando non mi ha chiuso il 4 per poi ripartire. Perché ripartire dai minimi assoluti della parità, dove non vogliamo che vada più, probabilmente non riesce neanche più a scendere, quindi c'è sempre la spinta rialzista. Perché quello che vedo io è il ciclo, ma quello che vedono i trader mondiali, i cinesi, i giapponesi, gli australiani vedono un grafico euro-dollaro zero. Quindi, se un investimento fatto in banca o un investimento fatto altrove, non sul trading, vedrà l'euro-dollaro o gli hedge funds di euro-dollaro non più in vendita, ma incominciano ad accumulare gli ordini rialzisti, non di trading, ma automaticamente di cambio valute. Quindi non venderanno più i dollari e tutti gli hedge fund andranno a cambiare mettendo l'euro come valuta principale, perché poi quando l'euro ritorna a 1,15 lo possono ricambiare in dollari, hanno il ricavato che noi facciamo nel trading con la leva finanziaria 1,500 e magari in un giorno loro lo fanno a lungo termine, magari però loro spostano 10 miliardi invece noi spostiamo un paio di 1.000 euro. Ok? Quindi anche questo è un ragionamento che ritorna di nuovo sul metodo, non ha niente a che vedere, però se tu ci ragioni nel pensiero dici ok, ma io devo star lì a vendere l'euro-dollaro adesso che è già vicino alla parità? No, preferisco stare fermo, non fare il ciclo 4 che magari anche me lo salta e quindi sto fermo. Torniamo a noi, particolarità dell'indicatore ciclico, che è il mio indicatore per eccellenza, ma non perché l'ho fatto io, l'ho fatto fare io. Ma perché assolutamente nella sua spiegazione non si può replicare, perché tanti ci hanno provato, potete anche provare, cercare uno stocastico, modellarlo, fare quello che volete, non potete riprodurlo, perché all'interno di questo indicatore ci sono diversi fattori di percentuale di tempo, si uniscono diversi indicatori che qui sotto non li vedete, sono stati nascosti, che mi danno mi danno alla fine la campana gaussiana, che poi ho fatto estrarre nell'indicatore Gauss, G detector Gauss, è praticamente soltanto la linea del gaussiana, però nell'indicatore gaussiano sono stati nascosti i cicli, però se non ci sono i cicli non posso fare il conteggio. Quindi è una particolarità che la campana gaussiana che vediamo nel grafico ancora, ma ok,
Un attimino, se metto il microfono in pausa, un attimino. Ok, eccomi qua. Allora, la particolarità è che l'indicatore G-Detector è lo stesso indicatore che vediamo qui, soltanto che sono stati nascosti gli altri parametri, quindi si vede soltanto la linea dell'indicatore. In questo caso io so che se adesso il grafico comincia a salire e poi mi fa in lateralità, l'indicatore comunque andrà a fine corsa e ripartirà. Quindi questo potrebbe diventare da un ciclo 4 automaticamente anche un ciclo 1 tornando sopra la media 48. Particolarità della media 48 che se il grafico va in laterale incomincia a diventare pianta. Okay? Sono tutti fattori che vengono, si uniscono poi per fare 3. Ok? Quindi in questo caso da qui parte il ciclo 4 deve partirmi qui un ciclo 1. Quindi il ciclo 1 è questo e quindi anche qui questo qui era forse probabilmente il mezzo ciclo, quindi questa è la salita della terza gamba dell'euro-dollaro H1. Ok? Quindi spiegato anche questa cosa qui di un grafico che comunque sono già operativo, sono già long con due operazioni, che una quasi quasi tra un pochettino sfiora anche la zona positiva, quindi a un certo punto potrò fare anche la situazione rialzista, magari su questo breakout non lo faccio, ma mi comporto da trader consapevole, non faccio altri trade, mi vado a gestire quelli e mi metto anche il conto flat. E mi dà la particolarità che domani, che è venerdì, faccio il mio ritiro, ok? Oppure magari solitamente lo faccio il venerdì, mi piace fare il ritiro, così il lunedì mattina mi arrivano i soldini, ok? Domani no farm, domani non farm, vedi, domani mi ero dimenticato, ma ci sono anche i non farm. Però allora, dimmi tu, secondo te, Peppe, i non farm sono un'occasione per fare trading? Invece no. Se tu hai fatto una performance bella tutta la settimana, vuoi rovinarti la performance in non farm che è comunque casistica? È un caso che tu abbia ragione. Certo, magari con tanta esperienza e livelli Fibonacci possiamo fare, ma cicli non sono adeguati per i non farm. Livelli tecnici o supporti non sono da considerare. Nel brevissimo termine, assolutamente no. Quindi devi aspettare che è scaldato e poi metterti in una direzione con la speranza che tu abbia ragione. Quindi non so se sia un fattore, se hai fatto già una buona performance, magari non farlo male, li saltiamo. Cioè io li faccio perché faccio il webinar, ho un contratto che lo devo fare, il webinar. Però se non trovo spunto operativo, magari domani non la faccio, non mi rovino assolutamente. Sono adrenalina, ma è adrenalina positiva a volte, ma anche negativa. Bene, andiamo avanti. Allora, qui abbiamo visto che potrebbe essere il ciclo 1. E questo è il ciclo 4. Quindi ancora l'euro-dollaro è rialzista dal punto di brevissimo termine, però se controlliamo la campana gaussiana e i cicli, se mi ritorna qui sotto dovrei fare lo short, cosa che io non faccio perché vi ho già detto, siamo già vicini alla parità, magari fa uno scatto poco poco per poi ripartire al rialzo, preferisco non farlo. Torniamo sull'euro di che sono? 10, devo rossarvi, 10 e 10. Audi USD con la particolarità del trade di ieri che oggi in chat stavo guardando, vi dico la verità, ho visto, stavo scrivendo in chat, però non avevo questo grafico qui davanti, ma avevo questo. Quindi vi spiego anche il perché stamattina in chat ho scritto che peccato non aver fatto lo short, ma era sbagliato scriverlo perché non stavo guardando Audi USD. Purtroppo quando faccio tante cose ci scappa magari anche l'errore, ma l'ho subito corretto e ho detto scusate, mi sono, infatti ho scritto, mi pare in chat, ho scritto quanta roba che si scrive. Non so. Sì, ho scritto scusate, avevo confuso con Euro AUD. Infatti, avevo scritto peccato, però poi per lo short non l'ho fatto. Starebbe ancora pagando. Invece, non è vero perché lo short che volevamo fare dal pivot, che poi lo andiamo a vedere subito, non l'ho fatto perché poi l'orario non era quello giusto. Però stavo guardando questo grafico qui. E vedete qui dal pivot scendeva come un pazzo, dicevo ok, il long l'abbiamo fatto, era arrivato al pivot e poi è sceso come un pazzo. Invece no, era tutto sbagliato, questa è una coppia che poi andrò ad analizzare. Stavo guardando, dovevo guardare questa, sa perché sono andato a finire. Vedete, questo era il target del pivot di ieri e infatti ieri dopo che ha fatto un po' il cretino è arrivato comunque al target ieri sera, si è chiusa qui in take profit. Ok? Quindi euro OD con l'analisi fatta dove io da qui mi aspettavo lo short, non è escluso che lo faccia oggi perché guardate, quindi
Questo potrebbe essere il trade che stiamo aspettando. Però prima di fare il trade su Audio USD, cos'è che devo fare, Peppe? Prima di fare lo short Audio USD, cos'è che devo fare, Peppe? E tutti gli altri, logicamente, potete anche rispondere. Ok, ma perché? Stefano, cosa devo fare prima di fare il trade short di Audio USD? Sì, oltre a questo, Peppe? Stefano, cos'è che devo fare prima di fare il trade short di Audio SD? Che era quello che ci... Poi alla fine avrebbe anche pagato veramente qualcosina. Poi guardate i livelli di Fibonacci, ta 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 ta. Cos'è che devo fare? Allora, prima di fare un trade Audio SD in short, che sarebbe una correlazione positiva, quindi Audio SD scende, euro dollaro scende, sterlina dollaro scende, particolarità vuol dire che il dollaro è forte, quindi le altre coppie scende. Quindi visto che sono long di euro dollaro, prima elimino il mio conto dell'euro-dollaro che ce li ho in long. Quando l'euro-dollaro sono flat, quindi mi aspetto forse anche un euro-dollaro debole, e allora posso vendere AUDSD. Nel frattempo, visto che AUDSD sta salendo anche l'euro-dollaro, che le mie operazioni più o meno adesso in questa zona qui saranno in mega positivo. Già, vedi, adesso sta andando in positivo, ma la questione adesso è di mettermi flat e non di fare trading. Ok? Andiamo a vedere se riesco a condividervi operatività di nuovo. Okay. Questa sta già andando in positivo. Quando vedo la somma positiva, qui me le tolgo e ho fatto il mio malloppo. Definitivamente non ho fatto guadagni con l'euro dollaro, però mi sono eliminato e ho liberato il gate o lo slot, come lo vogliamo chiamare, per poi fare lo short di Audi USD, che visto nel 4 ore è particolarmente bello, perché questa zona qui io chiamo lunetta, ok? La lunetta, che è questo pezzettino qui, riportato. Vediamo se riesco a farlo così. No, me lo copio, però non me lo copio qui. Quindi lo devo rifare anche qui. Questa zona qui, che è la lunetta. Più o meno, eccola qui. Vabbè, dai, insomma. Eccola qui, la porto su e questa qui, vediamo se riesco a metterla dritta, questa qui, in questa fase qui il punto più alto è il max caos. Quindi è tutto quanto una ripetizione. Guardate, l'euro yen avrebbe pagato di più, peccato, l'abbiamo già chiuso. Quindi questo è il max caos. Quindi da qui, non, qui sopra non ci devo andare. Guardate quanto è semplice poi fare trading. Guardate, minimo, massimo 50% dal 38,2. Adesso non state lì con il mouse, con il dito sul mouse, e dovete cliccare, si devono guardare altri fattori. Ma questa cosa qui è lo short che dovrei fare per la campana gaussiana. Siamo nel ciclo 3, quindi il ciclo 3 fa quello che vuole, siamo sopra la media 12, aspettiamo che si sfoghi un po' anche su H1, che è arrivato al 38,2, ok? 38,2 io ho preso l'ultima espansione che è questa, quindi assolutamente non vado a prendere quella più ampia, ce l'ho già sull'H4, e questo è il mio livello. Se mi arrivi anche al pivot, da qui vado a vedere anche il range operativo intraday, sono 61 e ancora poco, quindi devo stare ancora attento. Questa particolarità qui dell'indicatore, che è a fine corsa, l'indicatore verde, vado sul minuto, dove siamo, quindi quello che faccio durante la giornata, short di euro Audio USD. Così abbiamo fatto anche il live. Dov'è? Ok, fatto uno short size, non ve lo dico, comunque è una size per me singola, che io faccia due lotti o faccia una particolarità di pochi lotti, più piccola, non importa. Ah, cavolo, ho cliccato il grafico sbagliato. Ma vedete, quando fai i webinar, guardate. Io ve la faccio vedere, tanto quanto sempre quello. Vedi, ho schiacciato euro OD al posto di euro USD. Vedete, è andata a target sull'altro conto. Ok,
ma qui non l'ho fatta, adesso devo gestirmi una probabilità sbagliata. Guardate, come si fa a fare uno sbaglio del genere, Paolo? Allora, un attimino solo che vediamo se riusciamo a sistemare. Quindi lo short che volevo fare era questo, l'ho anche già chiuso perché l'ho fatto anche nell'altro conto, e invece mi sono fatto un euro AUD che non andava fatto. Ah, bravo Paolo, asino. Un attimo solo perché adesso andiamo a gestire. Andiamo a vedere se la devo cancellare o no, perché anche l'ho fatta pesante. Euro di 2 notti sono troppo pesanti. Un attimo solo, vediamo di chiudersela a pari. Ai ai ai. Queste sono le cose. Io mi ricordo, tanti anni fa, mi ricordo, stavo parlando con un amico mio al telefono. E stavo guardando così, ho cliccato, allora erano 800 euro che mi hanno fatto anche molto male, me l'ho cliccata per sbaglio, la posizione sbagliata, era tardi, era mezzanotte, cos'è, parlo di 20 anni fa, no? Quindi mi ricordo sempre questi piccoli aneddoti che mi succedono. Un attimo solo che guardiamo se riusciamo a chiuderla in positivo o anche a pari, ok? Tanto euro, oddio, se di poi magari la rifacciamo. Allora, ragazzi, tanta roba. Allora, no, vedete, siamo su una campana gaussiana rialzista. Qui però siamo ancora nella fase ribassista, però c'è il pivot scoperto. Un attimo solo che vediamo di fare meno perdita possibile. Ho sbagliato. Dai, che forse mi va anche bene. È rialzista, quindi è forse riesco a recuperarla, dai. No. No. Chiuso, no, chiuso in perdita. Non sbaglio, si devono pagare. Si devono pagare. Al più se chiudere in positivo, me la sono beccata in quel posto, ok? Perché ho sbagliato nell'altro grafico avevo euro di e non euro di. Sbaglio mio. Possiamo per evitare, mettiamo finestre verticali così almeno ce le ho sempre belle aperte. Quindi audio SD che io ho fatto lo short, adesso cerchiamo di rifarlo un attimino solo. Quindi sull'audio SD guardavo questo, e no, questo è da fare. Allora, visto che l'ho sbagliata, la faccio adesso qui e la rifaccio di qui. Ok, short di nuovo su audio SD, devo recuperare la perdita. Oggi di 16 più 18, diciamo una quarantina di euro per farla tonda, eh? Ok? Quindi calcolo su un grafico H1 che sembra essere partito qualcosina, ma siamo su H4 sul ciclo 3, quindi calcolo un po' una fase ribassista, vediamo se riesco a farmela pagare subito, perché vedete la campana gaussiana è questa, questo qui è il minimo di Gauss, quindi sono già predisposto alla parte ribassista. Quindi fare trading è un'arte e non è niente di mistico. Se sapete fare zona di pullback, quindi zona di resistenza, se sapete fare un po' anche cercare, diciamo, un attimino tra le righe, tra i grafici, quello che si può fare, se ne esce bene anche con le posizioni di recupero. Quindi questa operazione qui fatta adesso di Audi SD non è riguardo al ciclo 3, che ancora siamo in una fase rialzista, quindi segnale long, campana gaussiana però ribassista, quindi la spinta era quella, e H1 siamo eminenti alla fase ribassista con l'indicatore a fine corsa. Quando l'indicatore è a fine corsa, questo è il massimo assoluto, dovrei cominciare a fare una piccola discesa. Guardo sul minuto, se questo è la campana gaussiana, questo è il max gauss. Quindi vado a vedere dov'è il minimo di Gauss, questo, conteggio ciclico. Uno, e qui io lo vedo perché ormai ho gli occhi, diciamo,
per queste cose ho la particolarità che ormai le cose le vedo sempre a primo occhio solitamente. Quindi questo è il ciclo 1. Quindi cos'è che vedo, Peppe? Cos'è valido adesso? Anche ieri. Chiama nuovo massimo se si avvicina al massimo, chiama nuovo minimo se ti avvicini al minimo. Questa zona qui è l'open price, quindi gialla, ciclica. Se qui è partito il ciclo 1, il ciclo 2 ha la particolarità di farmi un nuovo massimo rispetto al ciclo 1, ma se il ciclo 2 diventa anche negativo, quindi va a rompere questa zona qui, diventa un ciclo 2 ribassista negativo. Quindi quello che mi paga è che causa effetto, cose ripetitive sono. Poi alla fine, se vado anche a mettermi su questo minimo qui, a questo massimo qui, che è la mia ultima espansione, preferisco addirittura non prendere questa, ma prendere questa. Quindi lo slancio dopo la compressione, vado a vedere, vedete che è arrivato esattamente a 38,2, più volte si è arrivato e adesso è cominciata la discesa. Ok? Attenzione ragazzi, ci siamo perché sarà successo qualcosa. 10,30 sterlina dollaro scende e quindi automaticamente dovrebbe scendere anche l'euro AUD. Purtroppo scende anche l'euro dollaro, guardate. Ok? L'euro dollaro scende di qualcosina, quindi l'euro AUD, vediamo se le sterline, sterlina, vedete come è scesa bene la sterlina. Qualcosina l'ha fatto. Guardate, sta scendendo, quindi la sterlina dollaro non l'ho guardata, che discesina che sta facendo. Va bene, il dato è uscito adesso, quindi poca roba sul minuto ha fatto questo, sono usciti dei dati. Torniamo al nostro euro AUD/USD, rottura del minimo, concentriamoci su questo. Devo recuperare 40 euro per tornare alla mia performance, cioè non devo, però ho fatto un trade non solo per recuperare, ma proprio perché andava fatto. L'indicatore arriva a fine corsa, attenzione, quindi ciclo 1 55, 35, non mi piace tanto, vediamo se riusciamo a fare con l'ultimo un'accelerazione così mi porto a casa e chiudo. Purtroppo devo recuperare una cosa che avrei guadagnato tenendola quella che ho fatto prima, avrei tenuta, ma purtroppo è questa, dai, vediamo se. Vediamo i livelli poi. Cancelliamo questo. Questa è una zona magari di take profit un po' più vicina, ancora 5 pips. Questa sarebbe logicamente, vedete, sta per arrivare la fine corsa della, anche questa particolarità, la fine corsa di un H1 ha molto più valore di una fine corsa sul minuto. Vedete che l'indicatore si appiattisce, non scende più e non si modella il grafico, proprio diventa piatto. Attenzione, deve pagarmi 60 perché devo coprire 18 di spread. Che poi faccio con un conto robot, quindi con un conto con commissione, non con spread, quindi non ho lo spread, ma ho 1,8 in questo caso, cioè, anzi 0,9 sono due lotti, quindi 0,9 è un bellissimo spread competitivo. Dai. Eh no, qua mi sa che è meglio chiuderla e riaprirla. Ah, adesso è troppo tardi. Era meglio chiuderla e riaprirla, però ricordiamoci sempre che questa adesso, la particolarità dei cicli, questo. Cancelliamo. Questo qui, la seconda gamba, vedete dove si è fermato? 38,2. Quindi sta facendo un segnale non chiaro, perché era arrivato anche a fine corsa, una cosa che ci si aspettava, proprio una conferma a quello che doveva fare. Adesso sta cercando di andare a fare il segnale di ripartenza, mezzo ciclo, ok? Che poi potrebbe essere anche questo già il ciclo 2 completo. E questo, infatti, notate che ha fatto anche la sua M ciclica all'interno. Quindi adesso mi dovrebbe partire il ciclo 3, fa quello che vuole. E qui uniamo
Tutti quanti le armi che abbiamo, le armi sono gli indicatori, in questo caso qui. Livello di target per la prossima discesa sarà questa zona qui. Ok? Quindi abbiamo fatto il trade, vediamo se riusciamo a chiuderlo bene. Euro-dollaro poi salita. Purtroppo mi sono incasinato con l'operazione aperta sbagliata su euro-odd. Che poi euro-odd come sarebbe andata? Vabbè, non la guardo nemmeno, non mi interessa, tanto è finita. Vediamo cosa succede. Ovviamente i webinar sono abbastanza lunghi, eh? L'Audio SD, la particolarità di Audio SD come euro-dollaro. Puoi anche, diciamo, fare una size da due lotti, non disturba, ma se hai due lotti sull'euro AUD come l'avevamo prima e ti prende male, ai 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 ai, devi stare attento, oppure sterlina yen, oppure euro yen o USD yen, se insomma le copie con lo yen e le copie con la sterlina dovete un po' stare attenti, invece no, l'euro, l'audio USD ancora, anche se fai due lotti, puoi gestirti l'operazione. Ok? Vediamo se riusciamo a chiuderla bene. Non l'ho condivisa in chat, ma va bene lo stesso, insomma, non è che sono stato veloce a scrivere. Anche questa cosa di scrivere come ieri, alla fine ero cotto veramente. Niente, vediamo se riusciamo a uscirne bene. 61,8. Vedete, i livelli funzionano sempre. Sempre. Funzionano sempre. Io me la rido perché sono sicuro che tanti di voi si stanno un po' raddrizzando perché dicono: ok, va bene, allora io se continuo a fare le mie cavolate, non continuerò a bruciare il conto. Vedo però che quello che fa ha un senso, quello che fa Paolo ha senso, però ogni tanto vi scappa di fare un trade alla cavolo, soltanto perché avete voglia di mettere un'operazione al mercato. Ed è quella la cosa più sbagliata che esiste perché. Non lo so, è come mettere, se non so, un meccanico dice: no, sai, questa vite qui non la chiudo tanto, la lascio così un po' molle, chi se ne frega. È la stessa cosa. Sì, scrivimi quello che vuoi, Adriano. Scrivimi quello che vuoi, non ti preoccupare. Dai. Nel frattempo. L'importante è che quando mi chiedi delle cose, Adriano, non mi scrivere opinioni su cosa fa un grafico, perché non lo so. Trado quello che trado. Okay. Perché mi arrivano a volte: ah, ma Paolo, come stai? Come stai oggi? Ma secondo te l'euro-dollaro sale ancora? Scende ancora? Non lo so. Queste cose qui non me le chiedete perché non vi faccio un'analisi di questo genere. Stavo guardando anche la sterlina dollaro, vedete che è anche posizionata short. Siamo sul pivot. Anche qui vedete la sterlina dollaro, qui il max caos. Ok? Quindi cominciate a portarvi avanti con tutto. Ok? Quindi la sterlina dollaro adesso ciclicamente dovrebbe essere questa. Ah, si sta la famosa, blocchiamo questo, non c'è più grafico, non c'è più spazio, non so. Sì. Non so, mi si blocca il webinar, ma questo qui, consigliamo. C'è un disco stropieno. Un po' di spazio. Ok, grazie, vi devo lasciare perché se fai il webinar troppo lungo. Ok, dai, vi lascio, gestisco poi questa operazione qui in chat, l'audio SD, anche se non l'ho condivisa.
Ah, sul training automatico fai no, uguale, ma puoi farmi tutte le domande che vuoi. Non ti preoccupare. Okay? L'importante è sempre non chiedere che cosa fa oggi l'aerodollaro, perché queste domande qua proprio non. Vabbè, che da te non me l'aspettavo comunque. Ok, bene ragazzi. Comunque avete visto 61 e 50. Ebbene ragazze, perché anche ovviamente c'è anche qualche ragazza, per fortuna. In questo caso qui forse questo non era neanche la fine del ciclo, il mezzo ciclo, ma era proprio un ciclo 3, quindi ancora meglio perché abbiamo un ciclo 2 ribassista, vincolo di lettura ciclica sul minuto con una trend line ciclica che è questa qui. E a questo punto, anche se dovesse essere una cosa veloce, mi sono ingarbugliato con l'euro, ho detto va bene lo stesso, l'analisi c'è. Fantastico. Quindi a questo punto si incomincia a scendere anche a ritornare sulle 38,2, magari ne faccio un'altra, così recupero prima. Ok? Se in caso faccio, condivido la prossima e non questa che ho fatto adesso. Quindi questa è la particolarità che si potrebbe vendere. Siamo sotto il pivot è scoperto, ok? Quindi anche queste sempre delle piccolezze che si vanno a vedere. Quindi se adesso mi ritorna qui sotto, allora lo vendo per particolarità di nuovo ciclo 3 che deve andare sotto la trend line ciclica di chiusura dell'indicatore abbastanza alto. Attenzione. Allora, short. Short. Quindi due short di Aerodoro, questo lo condivido in chat. Così abbiamo lo storico anche per questa operazione. Ma così fa short Audi USD. Livello che sono entrato lo prendo dalla meta, punto 0. Bravo Paolo, fatto, lo so sbagliato, l'ho fatto solo l'euro dollaro, è troppo confuso adesso. Il nostro livello di entrata. 069, 069, vediamo se lo metto qui. 0.69 672 Ok, quindi queste sono le operazioni che ho condiviso. Ok? OSD. Okay, quindi vediamo di venirne a capo con due, quattro lotti di Audi USD. Se non mi paga adesso, roviniamo la performance, ma assolutamente no. Devo recuperare 60 euro dell'operazione persa prima. E quindi ho spinto un attimino. Eccola qui. Dai, 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 vedete? Si sta avvicinando a questa zona qui che è l'open price del ciclo 2. Automaticamente diventa una zona di pullback. Normalmente dovrebbe rompere questo minimo qui per diventare un ciclo ribassista. E infatti, dato di fatto, dai, che ce la facciamo. Dai, sempre in tempo reale, eh? Qua qui. Stellina dollaro sta piegando giù, spingendo giù. Guardate la stellina dollaro. Sul minuto. Sta rompendo, vedete il caso di campana che sono in chiusura. Tutto allineato sull'euro dollaro. Audio, sì. Aia, vedi? La zona di pullback è stata respinto, però 38,2, livello 61,8 l'ha abbandonato, livello 50% l'ha abbandonato, è tornato su 38,2, non penso che ritorni di nuovo sui livelli alti. Vediamo. Due minuti ancora vi lascio, le 45 vi lascio perché sennò.
Eccolo qua. Una me la tolgo guadagnando 60, e così recuperiamo lo sbaglio di click fatto prima. Strappa, strappa di bassista. Va bene, dai. Vi lascio con l'operatività di oggi in essere, euro-dollaro e AUD/USD. Euro-dollaro, particolarità che siamo in long, mentre AUD/USD di breve termine siamo short, quindi operatività contrarie, ok? Vediamo di uscirne bene, anche se fa il birichino, ma la legge ciclica non mente, ok? Ah, una cosa che vi volevo far vedere, che è una cosa simpatica, che anche questa è un dato di fatto, la linea del ciclo 2 è una linea di regressione, ok? Siccome non posso prendere questa, sarebbe troppo, mi prendo da questo ultimo slancio del ciclo 2, copio la trend line, la copio. La cambiamo prima, mettiamo bianca, un po' più grossetta, la copio e me la metto, appena mi rompe questa trend line, facciamo conto che romperà qui, questo è il mio livello di target. Ok? Sono 10 pips, 8,5 pips sul grafico a un minuto. Ok? Perché quindi, da voi dipende, chiaro che se se continuo a farmi cicli rialzisti, no, però questo ok. GBP forte contro lo yen, quindi lo yen è debole, quindi se lo yen è debole vuol dire che l'euro yen, andiamo ad aprire un grafico senza cambiarlo, l'euro yen è andato a rompere i massimi, penso io che l'euro yen sarà andato a fare nuovi massimi. Infatti vedete, già guardando su un altro grafico, quindi noi abbiamo chiuso 36,60 e vedi che avrebbe pagato di più. Ok, grazie a tutti della partecipazione. Siete tanti, tanti. Ho fatto un webinar abbastanza lungo anche oggi. Vi lascio con queste operazioni in essere. Ciao, ci si sente martedì mattina alle 9:15 per il momento. Grazie, anzi, no, domani mattina, domani pomeriggio alle 14:15. Mi sono dimenticato di nuovo. Non farm payrolls domani 14:15. Ok, grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao.